Siamo? Mario. Leonardo, quarto gol per te in stagione, sei diventato di nuovo il bomber, no? Però ci racconti un po' il gol, perché l'impressione nostra era, se non dava il gol l'arbitro, comunque era rigore. Guarda, io non mi sono accorto neanche che era entrata, perché ho un po' protestato per il rigore, poi mi sono girato, era dentro, quindi non ho più protestato, però no, ho visto che crossava Baldo, ha messo una gran palla, io mi son lanciato su questa palla e poi basta che entra, quindi poi l'ho presa di un po' di petto, un po' di testa, è finita dentro. E... Di mano no. Poi ovvio che loro hanno un po' protestato, ma ci sta, fa parte del gioco. Come noi abbiamo protestato per il rigore, che alla fine, rivedendolo, era giusto, ci sta. Ciao Renato, buonasera. Salve. Volevo chiederti, secondo te, qual è il peso specifico di questa vittoria alla vigilia di due gare consecutive in casa di quest'Api, che potrebbero ancora di più lanciarla saldamente in testa alla classifica? No, penso sia un gran segnale, anche perché venire qua e vincere non è facile. So che qua non vinceva una squadra da marzo dell'anno scorso, quindi... tanto facile non era, sapevamo che era una gara difficile, cattiva, un po' sporca, comunque non è stata una bellissima gara magari da vedere anche da fuori, però l'importante era cercare di imporre il nostro gioco e di trovare i tre punti, perché sapevamo che questa gara ci può dare tanto, soprattutto a noi stessi, che penso che ce lo meritiamo da inizio anno. Giovanni Donato. Leonardo, buonasera, complimenti per il gol. Salve, grazie. Non niente niente male, tanto 10.000 persone, mancavano i nostri tifosi, però ha fatto bene, probabilmente questo calore anche del pubblico locale, perché mi ha caricato ancora di più per dare... No, beh, sicuramente la cornice di oggi è stata molto bella, poi fa bene sia la Serie C, sia il calcio italiano in generale. È anche brutto giocare in stadi vuoti, come è stato qualche anno fa col Covid, cioè... Non c'è proprio paragone, anche se magari spingono più l'altra squadra, ovvero quella di casa, ma anche noi quando giochiamo in casa è tutta un'altra cosa, avere il tifo, avere i propri tifosi che ti incitano, quindi è bello, anche se ce l'hai contro, ma è bello. Buonasera, salve. Ovviamente parte Taranto. Salve. E quindi le chiedo come ha visto il Taranto e se l'ha mai tenuto, c'è stato un attimo dalla partita in cui ha pensato che... Ma sicuramente quando c'è stato il rigore, perché magari se entrava il rigore magari poteva diventare un'altra partita, perché noi ci siamo un po' abbassati, abbiamo cercato di difendere un po' di più e poi l'episodio a sfavore, che poi alla fine è diventato a favore, però se prendevamo gol era in parità, poteva cambiare la partita e poi non si sa come andava a finire. Diciamo che è stato l'unico errore grande, tra virgolette, che abbiamo fatto oggi, perché penso che poi sicuramente non è stata una bella partita da vedere, c'erano queste palle lunghe, palle sporche, sapevamo che più o meno il gioco ci portava a questo, però ci siamo messi giù e abbiamo cercato di fare al massimo quello che alla fine la partita ci ha portato a fare. Dalla tua esperienza, che Taranto è questo? No, una per me è una gran bella squadra, poi molto organizzata, si vede che ognuno sa quello che deve fare, poi comunque c'ha giocatori di qualità, io ho giocato con Cianci, sono un gran giocatore, Matuti, Bifulco, Zon, cioè comunque una squadra costruita sicuramente non per salvarsi, per fare almeno le prime 5-6 posizioni, sicuramente, quindi penso che arriverà lì dove merita, secondo me. Renato, sì. Prima in classifica, con la miglior difesa d'Italia in questo momento, con 5 gol subiti in 12 partite, quanto però lì davanti è mancato a te e anche a Pisco, perché siete grandi amici, avete giocato tanto insieme, sì, questo gol, e quanto può essere importante oggi aver segnato tutti e due il gol oggi a Taranto? No, è un segnale importante, soprattutto per la fiducia, perché comunque essendo primi, poi... Sempre vuoi fare gol un attaccante, poi sono contento per Kevin che si è sbloccato, perché se lo meritava, comunque ci ha dato una grossissima mano davanti, poi noi facciamo il lavoro che ci chiede il mister, comunque in fase di non possesso è dura anche per noi, cioè correre, tornare, difendere, non è facile, però
alla fine oggi è stato incoronato anche dal gol, che per un attaccante è importante. Ultimissima cosa, quella, sì, quella finale con tutti intorno, avete già detto, cioè, sì, abbiamo un po' spinto il mister. Sì, abbiamo un po' spinto il mister che comunque ci dà addosso un po' in settimana, allora ci siamo un po' sfogati. Grazie.